Gli ho appena somministrato un sedativo. Ora gli farò la prescrizione di un forte tranquillante. Poi non resterà che aspettare e vedere. Sì, forse non sarebbe male consultare un medico specialista. Io sono un medico di famiglia e naturalmente la psichiatria non è la mia specialità. Il sintomo di suo marito potrebbe anche risultare relativamente semplice. Su una rivista medica c'è una ricerca che si riferisce alla condizione di suo marito. Quale condizione, dottore? Secondo quella ricerca è possibile soffrire di fissazioni determinate dalla nostra cultura ipertecnicizzata. Davvero? Mi ha detto che è un videodipendente. Forse ha guardato così a lungo sul suo video una scena di vita vissuta che quella vita è diventata anche la sua. Dice? È arrivato a un tale stato di confusione che non sa più distinguere se guarda un'azione in TV o se la sta vivendo. Non è una patologia che attacca solo giovani o deboli di mente. Io sono stato chiamato a fare suture o medicazioni dopo interventi effettuati da un chirurgo e trasmessi in televisione. Oh! Ma questo non importa. Nel caso del signor Britt, lui è convinto di averla uccisa, signora. Cosa? O che forse la ucciderà. Sembra piuttosto confuso riguardo al passato, il presente e il futuro. Potrebbe essere una cosa seria. Allora, domani mattina lo porti nel mio studio. Va bene, dottore. Nel frattempo cerchi di farlo dormire. Buonanotte. Buonanotte, dottore. Se vi diranno che questa vettura non durerà molto e che la vedrete sparire presto, sarà solo per una ragione, perché prima di mezzanotte l'avremo venduta di sicuro. Noi compriamo all'istante e vendiamo all'istante. Se siete pronti a concludere l'affare della vostra vita, non esitate a mettervi in contatto. È l'auto più conveniente che il denaro possa comprare. Al prezzo a cui comprate questa, non comprate che il pezzo di ricambio di un'altra. Ora sapete perché è conveniente acquistarla. Provare per credere. Chiamateci subito. Non abbiamo mai deluso nessuno questa vettura. Phyllis. Il dottore ha detto che devi dormire, per questo ti ha dato il sedativo. Non posso dormire, non dormiresti neanche tu se avessi visto quello che ho visto io. Come vuoi, solo che non mi va di sentire quello che hai visto. Te l'ha detto lui? Certo, mi ha detto di non preoccuparmi e che dopo una buona dormita domani mattina sarà tutto passato. Vuoi che ti prepari qualcosa di speciale? No, va bene così, grazie. Phyllis. Dimmi. Devo parlarti, siediti. Oh no, meglio di no. Ogni volta che cominci così, finisce che litighiamo di brutto. E stasera, se non ti dispiace, vorrei evitarlo. Farò in modo di evitare un'altra lite. Questa volta non ti devi preoccupare. Comunque non ho motivo di litigare, perché dovrei? Se uno di noi ha colpa per il fatto che non andiamo d'accordo, la colpa è mia. Avanti, siediti. Tu stai molto male. Stai male davvero? Se avessi le tue facoltà mentali non parleresti così. No, dico sul serio, lo dico veramente. Su, siediti, ecco. Sai, Phyllis, guidare un taxi è sempre un lavoro da animale solitario. Sei continuamente solo, ore dopo ore, e nel frattempo, mentre guidi nel traffico, la gente ti grida di rallentare, di non rallentare, di andare avanti, di prendere Madison Avenue, di non prendere Madison Avenue, di girare a destra o a sinistra, di...